tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà una giornata dedicata al trekking, perciò adesso sto prendendo la macchina, sono in tangenziale, voglio arrivare fino al Pian dell'Alpe, salire al Colle delle Finestre, parcheggiare lì e andare verso il Dente della Vecchia, dove ci ho fatto un vecchio video, andatelo a vedere, ve lo lascio un link in descrizione, che sono andato in una giornata bruttissima all'epoca, oggi dovrebbe essere bellissima. Poi da lì voglio proseguire e andare a Cima Ciantiplagna, mi sembra che si chiama, una roba del genere. Perciò da lì ci dovrebbe ancora essere tipo due orette, arrivare fino su alla cima. Anni fa sono passato in zona, mi sembrava molto bella e oggi ho deciso di andarla a vedere. Dovrebbe essere molto panoramica. Boh ragazzi, ora sto guidando, tanto ci metterò più o meno un'oretta a salire e ci vediamo dopo al Colle delle Finestre. Ciao! Ed eccoci arrivati al Colle delle Finestre. Guardate che giornata, siamo solo in due, guardate qua tutto il Pian dell'Alpe, là sotto si vede il bacino di Purierra. Noi dobbiamo prendere quella strada là, quel sentierone laggiù a mezza costa e andare a finire là dietro. Ora aspettiamo un attimo che Fury si rinfreschi un po', nel frattempo ci prepariamo e poi si inizia. Attrezzatura preparata, mi sono incremato perché come vedete sono già un po' bruciato da ieri. Prendiamo e iniziamo ad andare su. Ok, Fury, la macchina l'ho lasciata laggiù. Si sale su di qua, si passa sul tetto del fortino, si scende di dietro e si continua su di là. A forza di salire abbiamo intercettato la strada, la vecchia mulattiera che dobbiamo prendere noi. Ma guardate di qua, che vista verso la Val di Susa. Guarda che bello. Poi oggi giornata, boh, pazzesca, spettacolo. Ora vi faccio vedere una cosa. Guardate che meraviglia. Come potete vedere, fino a qua è una continua salita, costante, abbastanza dolce. La sentite, per carità, ovviamente sotto sole, però abbastanza dolce. Adesso noi siamo fermati qua, un momento di ripresa di fiato e un sorso d'acqua, e si continua di lì, praticamente si fa così e poi si va su. Qua è praticamente tutto in piano, fate solo occhio perché si vedono parecchi distacchi, piccole frane di rocce, perciò quando camminate fate occhio, ho tutto orecchie aperte. Non so se si vede lì sotto, c'è un camoscio che mi ha fatto spaventare un sacco. Guardatelo là. Cercherò poi un po' sproduzione di fare un po' di zoom. È venuto giù da lì. Mamma mia, se mi ha fatto spaventare. E poi ti ho detto, cosa diavolo è? La strada continua di qua, va su di là. E là sopra si intravede il Dente della Vecchia. Guardate qua, spettacolo. Una volta si continuava di qua, so che laggiù adesso sono sbarrato perché è venuta giù la strada. Di qua c'è un paletto con tutti i segni per salire, perché tanto il Dente della Vecchia è quello. Un bel muro, contento. Dai, andiamo a spaccarci un po' le gambe. Allora, il sentiero sale abbastanza dritto fino là. Da lì in poi si va a riattaccare alla mulattiera principale. Ma c'è un pezzettino lì che è un po' impegnativo. Magari non per voi, ma per me sì. Boh, arriviamo lì e si gira a destra. Ed eccoci arrivati al Colle della Vecchia, col suo Dente della Vecchia. Vediamo se da qua mi rendo l'idea di quanto è messo sul bordo. Un roccione gigantesco. Adesso noi continueremo la mulattiera e andremo là dietro. Guardate che bello che è sto colle. Fantastico, silenziosissimo. Veramente, veramente bello. Sì, molto molto bello. La nostra meta finale dovrebbe essere quella cima laggiù. Perciò dobbiamo andare da lì e passare dall'altro lato, arrivare a salire, arrivare lassù. La cosa fantastica di questo posto è che si parte dalla Val Chisona,
si sale, si sbuca nella Val Susa. Guardate che figo, veramente, veramente bello. Quella è la Val Susa. Allora, noi siamo arrivati lì, dobbiamo proseguire di là, ma prima vi faccio vedere questo. Oltre lo stabile, che là c'è scritto tutto cos'era, cosa non era, però la cosa bella qua, appunto in basso alla GoPro, non voglio togliervi la sorpresa, è la panoramica che c'è. Che voi mi direte, sì, sarà bella, ma non sarà tutta sta gran roba. Io vi dico solo due parole: no, va, beh. Guardate che roba. E là, non so se riesco a inquadrarlo, sì, là, quello è il colle del Moncenisio. Sono stato ieri con la mia compagna a passare una splendida giornata di relax. Ieri ero giù a prendere il sole e far niente, oggi sono qualche scarpino, un pochettino e sudo. Però guardate che meraviglia. Cioè, di cosa stiamo parlando? Non che di qua sia brutto, eh? E il nostro obiettivo finale è quello là. Guardate qua che c'è ancora un po' di neve. No, spettacolare. Spettacolare a dir poco. Ah, e stupidamente mi stavo dimenticando che quello è Rocciamelone. Bellissimo. Ma qua la vista è veramente. Siamo una cartina per venire a imparare tutte le montagne. Io uso un'applicazione che adesso poi userò per capire qualche montagna laggiù o qualche montagna qua cos'è. Però tanta roba. Sì. Boh, ragazzi, adesso io sto 2 minuti in contemplazione e poi dopo continuo ad andare su. Si continua di qua. Guarda che bella casetta. Vendesi casetta con strada privata, isolata, nessun vicino e ampio giardino. Un po' un casino in inverno, ci sta. Ma no, comunque, mulattiera spettacolare, veramente. Adesso tra un po' mi sa che dovrò lasciarla, penso, perché non penso che la mulattiera vada fino là sopra. Dovrò lasciarla e iniziare a salire, accompagnati da questa cartolina gigantesca, questa mega panoramica di cartolina. Ok, di qua continua la murattiera, ma noi dobbiamo salire qua, cima Ciantiplagna, altitudine 2849 metri. Il problema, se vogliamo dirlo così, è che è là sopra, non so se riuscite a vederlo, è là sopra e noi siamo qui ed è un muro. Perciò mi sa che durante la salita non farò riprese, perché sarò impegnato a respirare e a non vedere santi o dei strani. E ci vediamo direttamente su, va bene? No, vabbè. We'll be right back.
qua la croce di cima con il diario di vetta. Signore e signori, di qua la Val Susa e di qua la Val Chisona. Noi siamo sullo spartiacque. Adesso ve lo faccio vedere meglio da questo lato qua, che di qua rende molto di più. Da qua si vede tutto lo spartiacque tra la Val Susa e la Val Chisona. Di là Monginevro, di là Moncenisio, con un fondo piccolo il Sestrier. Non so che dire, penso che il no vabbè iniziale prima del volo del drone abbia detto tutto. Spettacolo. La strada, la mulattiera che abbiamo lasciato noi prima, prosegue, non so se la vedete, va avanti di là. Diciamo è la parallela della Sietta, perciò la Sietta si fa in macchina e questa qua era parallela e arriva al colle della Sietta, che dovrebbe essere quello là davanti a noi. Con la... prendetelo con le pinze questo, perché non ne sono sicurissimo, ma dovrebbe essere il colle della Sietta. Perciò questa qua fa questo giro di qua, la strada della Sietta, che si può fare con fuori strada, moto, bici, deltaplano, skateboard, si può prendere di là e si va su di là, si uniscono e poi si continua e si arriva al Sestrier. Guardate che giornata. E di qua sicuramente la GoPro non riuscirà a farlo vedere, perché comunque non è che mi posso portare dietro una macchina cinematografica, non sono Spielberg. Comunque da qua là sotto c'è tutto la fortezza di Fenestrella, la sopra Catinà, quella la parte sotto e Fenestrella lì sotto, Piandella Alpeli. Boh, signori, godetevela, che io adesso, mentre voi ve la godete, io adesso vado a mangiare che c'ho fame. Boh, dopo aver goduto della vista di lì sopra, che è spettacolo, mangiato un pezzino di focaccia, adesso prendo e pian pianino rientro verso la macchina. Perciò ragazzi, se non ci sono novità nel tragitto, ci vediamo direttamente in macchina per le conclusioni. Ciao! Ed eccoci qua tornati in macchina, sulla via del ritorno, che ho delle commissioncine da fare. Comunque, che dire? Allora, giro molto bello. Una volta era anche un po' più adatto ai ciclisti, perché quella strada lì era aperta e si poteva passare anche con la bici. Adesso la bici mi sa che dovete caricarvela alle spalle. E una volta era un po' più fattibile da tutti, adesso c'è quel pezzettino lì dove è crollata la strada che è chiuso, quel sentiero nuovo, che non dico che sia ipertecnico, però è un pochettino più impegnativo. Prima era molto più easy come passeggiata, adesso è un pochettino, un filino più impegnativo. Però vabbè, nulla da dire. L'ultimo pezzo per arrivare a Cima Centiplagna, lì è abbastanza un muro. Non ve l'ho fatto vedere perché me l'avevano raccontato e sì, me l'ha raccontato peggio, Io mi sono trovato meglio, però è abbastanza un muro, ma lì niente di difficile, non è esposto, non è tecnico, è solo un pratone dritto. Normalmente tira abbastanza dritto per dritto, però come avete visto ne vale assolutamente la pena, proprio assolutamente. Piccola mia nota personale, dove hanno chiuso quel pezzo di mulattiera hanno messo dei cestoni con delle pietre dentro e si vede benissimo che qualcuno ogni tanto passa. Allora, era già pericoloso una volta quel punto lì, perché c'era già poca strada, era già crollato anni e anni fa. Adesso è veramente crollato l'80% della mulattiera, rimane il 20%. E voi mi direte, vabbè, ma io ci passo. Sì, ci passi. Dovete sempre sperare solo di riuscire a passare dall'altra parte, perché ogni tanto scaricano delle pietre. È già andata giù proprio per quello con la mulattiera. Non passate da lì, passate da un attimo dal sentiero. Anche in bici, passate dal sentiero. Non rischiate una pietra in testa o di ammazzarvi o di farmi male o farvi prendere gli spaventi per niente. Passate dal sentiero. Bon ragazzi, dopo questo trekking io me ne scendo di nuovo giù al caldo, perché giù fa veramente caldo. E dai, ci vediamo alla prossima puntata, non so, trekking, avventura, campeggio, perché inizio già di un po' a muovere un po' le cose. Rubrica, non lo so. Comunque dai, alla prossima, ciao!